L'avvento del programmatic buying e del real-time bidding ha rivoluzionato le modalità per comprare e vendere spazi pubblicitari online. Anche gli spazi pubblicitari sono sempre più scambiati attraverso piattaforme automatizzate. L'affermazione dell'automated advertising, apportando un elevato grado di efficienza al sistema, è irreversibile. Questo processo è irreversibile. Primo perché i vantaggi sono preponderanti, secondo noi, rispetto agli svantaggi e continueranno a esserlo di più via via che il tempo passa. E secondo perché c'è un sistema di lobby che definisce un po' la nostra industry, fatto da Google e Facebook, che funzionano con queste dinamiche, fatto dalle grandi ad tech companies americane e dei loro fondi di venture capital e addirittura di private equity, che hanno investito, adesso ho visto gli ultimi numeri, quest'anno quasi $1 miliardi nel sistema ad tech. Ovviamente non è interesse per questi soggetti a che si torni indietro lungo il percorso. La spesa si sta spostando drasticamente anche in Italia su questo fronte, sul fronte programmatic advertising. Quindi per noi è un tema vitale quello di decidere con quale strategia affrontare. Il punto probabilmente non è se affrontarlo, ma con quale strategia e con quale organizzazione di vendita. Quanto vale questo mercato? Nel 2014 è stimato arrivare a 6,7 miliardi di euro. Potrebbe essere una magnifica notizia per tutti, potremmo chiudere i nostri PC e andare direttamente a brindare. Il problema è che dobbiamo fare i conti con qualcun altro, dobbiamo fare i conti con qualcuno che evidentemente parte di questa torta, di queste colonnine prelibate, se le vuole portare a casa. Se noi, e parlo delle persone che sono qua questa sera, non ci adopriamo e non ci organizziamo in qualche maniera affinché parte di questo valore che viene generato ricada nei nostri conti economici, dobbiamo fare i conti con due signori che si chiamano Facebook e Google e che rischiano di lasciare le briciole stagnanti, come vedete qua. E poi ci sono dei signori che, con tutto il rispetto, sono anche qua questa sera, che si chiamano uno Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica.it e via discorrendo. Hanno una loro presenza, hanno un loro standing, hanno una loro rilevanza, sono molto numerosi, ma se guardati su una base stand alone, quindi in maniera individuale, scontano un handicap di rilevanza enorme nei confronti degli altri. Con l'applicazione e con l'organizzazione e con un po' di disciplina, forse si potrebbe veramente costituire una alternativa ai primi due signori, che si identifica con contenuti di qualità, contenuti generati da dei professionisti, immagini, video e testo affidabili, trasparenza, sicurezza, elevatissima sicurezza per gli advertiser. Però finché ogni puntino è da solo, questo obiettivo non sarà perseguibile, perché ognuno andrà nella direzione che vuole. Quindi secondo me dovremmo veramente fare una riflessione sul fatto di prendere una linea e circondare tutti noi puntini e fare in modo che o una o due o tre soggetti nascano e che rappresentino l'editoria di qualità a beneficio degli advertiser, che vedrebbero in una maniera molto più organizzata, trasparente e profilata l'audience che interessa ai loro inserzionisti. Da soli i singoli editori, soprattutto se sono editori medi, medio-piccoli, non hanno sicuramente la forza per essere sul mercato. In realtà coalizzandosi e mettendo a fattor comune una strategia in questo campo, possono continuare a valorizzare correttamente quelle che sono le loro audience e le loro pagine. The publisher coming together to form one entity that would have the expertise on technology and programmatic. Very interesting concept. We've seen that happening in other markets. In France, we've seen two of those coalitions, La Place Media and Audience Square. We've seen that in Denmark, Republic Czech, in Australia. So we do think that this is a real interesting model for the publisher and the media in general. No, really controlling their destiny, investing in technology. Non possiamo competere né con Google né con Facebook se i nostri utenti, noi navigatori della rete, non smettiamo di essere degli IP anonimi di cui si conosce giusto forse la geolocalizzazione e poco altro, ma dobbiamo essere dei signori che, pur anonimi, siamo inquadrati in una fascia d'età, in una fascia di reddito, in una fascia di interessi, sappiamo cosa abbiamo visto, sappiamo cosa andremo a vedere, e con questo creando dei profili e dei segmenti di audience che siano veramente appetibili per gli advertiser
ed aumentino il loro ritorno sull'investimento. Credo che la cosa più importante da sottolineare sia che tutti, quindi editori e mezzi, siano d'accordo sull'aspetto fondamentale e sul ruolo chiave che ricopra la profilazione e la segmentazione degli utenti. Bisogna creare, secondo noi, delle collaborazioni, delle alleanze che aiutano a percorrere questa strada altrimenti molto in salita. L'obiettivo quindi che abbiamo perseguito con Zodiac è quello di studiare un ecosistema che fornisse da una parte ai buyers una prospettiva qualitativa dell'adozione del programmatic, ovvero di tutto questo mondo dell'automated, e dall'altro i publisher, difendere quello che è il loro valore, che è comunque un valore inestimabile. Quindi da ottobre, dopo aver percorso insieme nei mesi, no, il come realizzare questa piattaforma, abbiamo preso tutta l'inventory di Web System e l'abbiamo sostanzialmente coalizzata all'interno di un ecosistema che viene chiamato Premium e che già oggi è visibile a tutti i maggiori DSP. Ovvero, essendo questo un private marketplace by invitation only, vogliamo essere noi a capire quali DSP, quali partner chiamare a raccolta per valorizzare questa audience che non è di invenduto, ma è audience di qualità. I publisher oggi hanno dei grandi alleati in tutte le società tecnologiche che si occupano di programmatic buying, perché possono sfruttare la loro inventory in maniera ancora più efficiente grazie all'ausilio appunto delle nuove tecnologie. Queste soluzioni che appunto aprono in ambito programmatic sono sicuramente una soluzione win-win sia per gli advertiser che per i publisher. Per gli advertiser perché possono finalmente ottenere dei ROI estremamente vincenti rispetto al passato, e per i publisher si ha la possibilità di sfruttare al meglio le proprie inventory e ad un livello qualitativo mai sperimentato in precedenza. Quello che all'interno del marketplace stiamo studiando è quello di dotarci anche di una piattaforma di DMP. Ovviamente, oltre a quello che sarà sempre la maggiore conoscenza attraverso appunto le analisi che condurremo attraverso le DMP, noi siamo già in grado oggi di rispondere alle richieste di private deal, di programmatic buying, attraverso la costruzione di CRU, cioè di custom roll-up, rivolte ai target che di volta in volta i clienti ci richiedono. Il fatto di avere molti dati a disposizione permetterà una più efficiente distribuzione dei budget pubblicitari, ma anche una migliore monetizzazione da parte dei publisher del loro inventario. Quello che sostanzialmente invoco da stasera è quello di veramente di studiare meglio quello che un marketplace può dare e magari riuscire a affinarlo sempre meglio in collaborazione tra buyers e noi stessi. Siamo di fronte sicuramente a un cambiamento epocale. Noi abbiamo sempre gestito un processo media basato su una interazione umana fatto di dannatissimi Excel a un processo di interconnessioni basate su delle tecnologie. Quindi cambia proprio il paradigma, cambiano gli strumenti di lavoro, cambiano il modo di interagire tra domanda e offerta. Come se prima tra i tre attori in gioco, l'editore, l'audience e l'investitore pubblicitario, ci fossero delle barriere di fatto legate dall'impossibilità della trasparenza di metterli in collegamento. Oggi vediamo come più avanzati i soggetti che tecnologicamente nascono per fare questi collegamenti piuttosto che i tre soggetti. In buona sostanza, avere la capacità di usare questi tool tecnologici è per rispostare valore sui tre soggetti principali, ribadisco, non solo l'editore, anche l'investitore e l'audience. In buona sostanza le alleanze sono un buono strumento per farlo. Darwin cita e dice: chi meglio gestisce il cambiamento, non chi è il più avanti nella tecnologia, il più avanti in tutto quanto, chi meglio si adatta al cambiamento. E noi riteniamo che questo processo nel andare a gestire il programmatic via private deal è una garanzia nei confronti di chi alla fine, permettetemi di brutalizzare, mette i soldi. Noi oggi in Italia vagliamo circa un 90% di quello che gestiamo in programmatic è fatto in private deal. 10% è fatto in open market. Abbiamo visto e registrato Italia qui un'accelerazione incredibile nella seconda metà dell'anno. Una richiesta
spasmodica di incontri, di capire da parte dei clienti. Diciamo il sentiment è molto positivo da parte dei clienti. È positivo nel vedere che chi ha adottato un approccio programmatico completo non è tornato indietro. La maggior parte delle richieste dei nostri clienti riguardano due temi: programmatic, DMP. Parlami di dati, parlami di fare programmatic. La cosa che prevediamo, e dove ci sono già delle sperimentazioni, qualcosa anche in Italia, che il concetto di programmatic si espanda abbastanza rapidamente a tutti i media.